Buongiorno. 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 Allora, avete già fatto colazione? Sì. Vi siete preparate? Ci siamo lavate? Adesso usciamo. Dobbiamo andare a ordinare i vostri libri per l'anno scolastico prossimo. E poi, come promesso, se facciamo in tempo però, andiamo al Toys a prendere un regalino, va bene? Perché è molto tardi, è quasi mezzogiorno e il Toys tra un'ora chiude. Poi torniamo a casa, pranziamo, arriva papi e andiamo a comprare la macchina nuova. Va bene? Sì. D'accordo? Ok. Andiamo a ordinare i libri anche per te? Sì. Primo anno scolastico a scuola, in primaria? Dai, sei contenta? Sì. Guarda che poi dobbiamo scegliere anche la cartella, è tutto. Andiamo tesoro. Allora ragazze, siamo tornate, abbiamo ordinato i libri e guardate un po' con che cosa siamo uscite. Ci hanno fatto un regalo, la signora della cartoleria vi ha regalato i calendari. Voi avete voluto quello dell'Inter perché siete suo fratello quello della e Juve. Per Daniel quello della Juve. Hai visto? Abbiamo preso anche il regalino, Siete contente? Sì. Quindi non andiamo al Toys. No, sì. Ve l'ha già fatto la sistema. Sì. Ah, volete andare lo stesso? Sì. Mica un gioco. Va bene, andiamo al Toys. Cosa c'è dentro? È il calendario, tutti i mesi dell'anno. Ci sono i mesi dell'anno. Sì, ma è quello dell'anno scorso questo. No, 2022. Ho capito, ma il 2022 siamo a metà, Okay, va bene. Allora Anastasia, ti devi legare altrimenti non mi muovo da qua. E il Toys sta per chiudere. Guardate dietro. Sì. Vane, il Toys è bellino. Tu sei legata? Vane, sei legata? Sì. No. Legati e andiamo. Siamo arrivati al Toys. Mi raccomando, non fatemi spendere troppi soldi, Anastasia ha già le idee chiare, mentre Vanessa no. E soprattutto non voglio stare qua 2 ore, ok Vane? Dobbiamo pranzare e andare a vedere se troviamo una macchina. Ma magari ecco i gonfiabili. Allora Vane, ti sei orientata sui gonfiabili per la piscina in Sardegna. Guarda che questo qui dovremmo già averlo. È sgonfio, non so se è ancora funzionante o bucato. Che bello, guarda questo tutto glitterato. Sì, ma c'è il buco. Ma tu è nel buco che ti infili, in mezzo. Capito come funziona? Ce ne sono tanti. Ah, che bellini. Il watermelon. L'anguria. A me piacciono questi, ma voi siete troppo grandi. Anche lo squalo. Bello, il kiwi, l'ananas. Ok, è già deciso. Il ghiacciolo è bellissimo. È anche quello che volevo prendere. È alto anche il ghiacciolo, 1,83 m, è lungo. Che bello. Lungo così? È 1,83 m. Uff. Tanto, 1,80 m. Questo. Dove sei andata? Prendi il ghiacciolo? Sì. Ok, andiamo Dani, ovviamente, e nel mondo Barbie. Qualche Dani? Non le bastano tutte quelle che ha. Sta cercando la Barbie che cambia colore. Non la vuoi più la Barbie che cambia colore? Perché? La casa gigante. Ma che casa gigante? Questa ce l'abbiamo già. Sai che giù in taverna questa casa io ce l'ho? Vuole. Te la ricordi Vane? L'avevamo comprata. Noi abbiamo tutto delle Barbie. Il problema è che ho ritirato tante cose. Guarda qui anche. Qua ci sono i bimbi. Anche le pelle. I vestiti. Ma questo vestito ce l'abbiamo già, anche quella. Allora. Dai, su, decidi qualcosa veloce. Tua sorella è stata velocissima. Hai scelto? La Barbie che cambia colore? Possiamo andare? Così andiamo a casa a mangiare? Va bene. Poi c'erano anche dei tatuaggi. Va bene, un solo regalino a testa. No, un solo regalino a testa. Ho detto un solo regalino a testa. Va bene? Va bene. Brava, amore. Ha cambiato idea. Non vuole più la Barbie, ma vuole un altro tipo di giochino. Mi farà stare qua tutto il giorno e non potremmo. E qua, amore. E non potremmo andare a comprare la macchina nuova. No. È la stessa cosa. No, è la stessa cosa. Sono gli animali quelli, non sono le Barbie. È finto. Anastasia ha cambiato ancora idea e vuole la Barbie che cambia colore. Ma sei sicura? Vuoi andare.
Vuoi andare a vedere gli altri giochini che ci sono in scatola? Magari che ci divertiamo, giochiamo insieme. Infatti, infatti. Allora, alla fine Anastasia sta ritornando nel mondo Barbie e la sua scelta sarà la Barbie che cambia colore. Vero amore? Allora, ascoltami un attimo Anastasia. Ascoltami un secondo. Io ti avevo promesso che, visto che hai tolto il ciuccio, ti avrei fatto un altro regalo. Vuoi che prendo la Barbie piccolina, la Chelsea, insieme a questo e risolviamo il nostro impegno così? Sì, perché io ho lavorato tanto. Stavo sudando di quadro ieri. Perché? Che lavoro hai fatto ieri che stavi sudando? Stavo lavorando, stavo mettendo in ordine. Allora. Ah, quando hai messo in ordine. Però questo io te lo prendo e te lo regalo al posto di quello che ti ho detto stamattina. Anch'io voglio questo come regalo. Sì, poi ci vado a vivere io però lì dentro, mi nascondo lì. Quindi sei d'accordo con me o no? Sì. Va bene? Sì. Va bene amore, allora? Sì. Sei d'accordo così? Così hai la Barbie grande e la Barbie piccolina. C'era bella. La valigetta di Frozen. Sì, no, mi piace perché ci sono i pennarelli. Ma va, infatti ce li abbiamo a San Teodoro tutti, la scatola grandissima dei pennarelli che ce l'ha regalato lo zio Fabrizio, vero? Delle LOL. Va bene così allora? Sì. Sei felice così? Sì, poi quella lì è grandissima, dopo è piccolissima. Però mi raccomando, allora, anche io un altro regalino. Non ti voglio vedere col ciuccio, no. Ok? Perché appena ti vedo col ciuccio prendo tutte le Barbie che hai e le nascondo. Va bene. Tanto quando mi cade un altro dentino ce ne ho ancora tanti. E ancora tanti di denti che ti devono cadere, vero? E quindi poi arriverà la fatina dei denti. Sì. Eh? Sì. Ok. L'importante è che non metti più il ciuccio perché ti fa cadere anche i denti nuovi. Promessa. Guardate ragazzi, Anastasia mi ha dato il dito e sta promettendo davanti a voi che non metterà più il ciuccio. Ciao. Oh, anche Vanessa vuole il secondo regalino. Quindi anche tu il secondo regalino. Sì, quindi siamo tornati nel giochi in scatola perché Vanessa è più grande e le piacciono questi giochi. Adesso sceglie quale. Ma ne vuoi questo qui che avevi detto prima? Guarda, l'allegro chirurgo di Light Buzzer. Di Light Year. Questo che c'è pesante. E quello che devi fare con me. Non puoi dire né sì né no, ci sono delle domande e tu non devi rispondere, devi rispondere diversamente da sì e no. Lo prendiamo così giochiamo insieme. È il tuo regalo? Sì, lo prendiamo così. È quello che vuoi tu? Aspetta. Hai scelto, amore? Questo. Questo qua? Trova la parola e disegnala. Ok, andiamo a casa adesso, ragazzi, basta. Chi fa più rumore, questo o questo? Questo. Eh sì, perché è quello più grande. Andiamo. Pensa se qui c'era quello grande e qui c'era quello piccolo. Pensa, amore. C'era questo più rumore perché c'era quello piccolo. Pensa, amore, pensa. E questo... Abbiamo mangiato, adesso tra pochi minuti arriva papà e andiamo a vedere se troviamo la macchina. E se non c'è? Se non c'è ci teniamo questa. No, fa schifo. Non fa schifo, poverina. Però l'hanno rovinata. Mamma. Ma sì che ne troviamo una, va bene? Vado a cambiarmi. Vanessa. Sto giocando. Stai giocando, guarda che dobbiamo andare. Tra pochi minuti arriva papà, ok? Sei pronta? Sì. E i compiti oggi li facciamo dopo? Sì. Poi proviamo un giochino nuovo, quello che abbiamo comprato. Okay. Che sono curiosa. Sto andando. Siete contente? Siete curiose? Io sono curiosa di vedere quale macchina ci sarà e speriamo di trovarne una blu a questo punto, vero? Sì. Vane, cos'hai? Sei stanca? Sei annoiata? Lo sai che lunedì inizia a fare ippica? Sei contenta? Almeno passi il tempo e stai con i cavalli. Dopo giochiamo il gioco che abbiamo preso. Sì. E tu Ani stai con me invece quando Vanessa va a fare cavallo. Cosa facciamo? Ci dobbiamo inventare qualcosa. Si chiama carte. Bimbe, siamo arrivati al concessionario. E adesso vediamo un po' che cosa troviamo. Quante macchine colorate che ci sono. Però mannaggia, blu non c'è. Vediamo di qua. No, c'è rossa. C'è rossa? Allora bisogna chiedere. Allora bimbe, ma l'abbiamo trovata la macchina blu? Sì o no? Sì. Sì? E dov'è? Sì. Dove? E vediamo un po'.
Wow, ma è stupenda! Allora la portiamo a casa. Guardate che macchina, ragazzi, vi piace? È bellissima. Adesso andiamo a prendere i seggiolini dalla vecchia auto, ok? Ok. Quindi vi piace? La portiamo a casa? O la lasciamo qui? La lasciamo qui. Come ci si sente sulla nuova auto? Bene. Eh? Siete comode? Sì, guarda. È più spaziosa rispetto a... Ma fammi vedere come funziona la luce. Così, ma che comodità. Se la voglio prendere, così, invece se la voglio accendere così. Ah, da una parte dall'altra? Ah, avete già scoperto tutto? Sì, anche lui. La trovate più larga e più comoda? Sì, siamo tornati a casa con la nostra super macchina nuova. Vi piace? Sì. È bellissima. Siete contente? Sì. Però mi dispiace un po' per la mia. Sinceramente mi dispiace, vero? A te, Ani? E a te, Vane? Poverina. Però questa è bellissima. Vane, prendi il telefono che ti faccio una foto, dai. Una foto davanti alla macchina. Eh? È nella tua borsa. Il telefono? Sì. Nella mia borsa? Sì. A me non sembra di averlo visto. Ma, no. Vabbè, fa vedere. No. Oddio, non c'è. Ma io ti avevo detto di prenderlo nella macchina vecchia. Ma io non l'ho preso. Io ti avevo detto a te di prenderlo dalla no, macchina. Io a te. Ti avevo detto, vi avevo detto, prendete tutto quello che c'è. L'ultima cosa che è andato a prendere papà sono i seggiolini. Dove l'hai messo? L'avrei messo sicuramente nella fessura dove non si vede. Io vi ho sempre detto di non portare in giro i telefoni. Lo sapevo che prima o poi lo avresti perso. Adesso devo chiamare la gente che ha venduto la macchina e chiedere a lui se l'ha trovata. E vabbè, lo troverà. Ma secondo me no, guarda, non è detto che lo trovino. Comunque. Dici dov'è? Lo trova. Gli dico dov'è, io cosa ne so dov'è, il telefono è tuo, mica è mio, io il mio telefono ce l'ho. Questo vi serva di lezione per la prossima volta che usciamo, ok? Io non vi voglio più vedere con i telefoni in giro. Comunque il video finisce qui, con o senza il tuo telefono, questo è l'ultimo telefono che noi ti abbiamo comprato, sicuro. Se l'hai perso sono solo affari tuoi, ok? Allora ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Corro a chiamare la gente. Dove sei?